Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti, infatti, verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo». Ci farà bene pensare come sarà quel giorno davanti a Gesù, quando lui gli domandi i suoi talenti, che mi ha dato, cosa ho fatto, quando lui mi chieda come è stato il mio cuore quando è caduto il seme, come un cammino, come le spine, quelle parabole del regno di Dio, no? Come ho ricevuto la parola, con cuore aperto, l'ho fatto germogliare per il bene di tutti, di nascosto. Io ricordo che da bambino, quando andavo al catechismo, ci insegnavano quattro cose: morte, giudizio, inferno o gloria. Dopo il giudizio c'è questa possibilità, ma padre, questo è per spaventarci. No, è la verità, perché se tu non curi il cuore perché il Signore sia con te, tu vivi allontanato dal Signore sempre, forse c'è il pericolo di continuare così allontanato per l'eternità dal Signore. È bruttissimo questo, la fedeltà al Signore, e questo non delude. Se ognuno di noi è fedele al Signore, quando venga la morte, ma diremmo come Francesco: sorella morte, vieni, non ci spaventa. E quando sia il giorno del giudizio, guarderemo il Signore: Signore, ho tanti peccati, ma ho cercato di essere fedele. E il Signore è buono. Questo consiglio vi do: sii fedele fino alla morte, dice il Signore, e ti darò la corona della vita. Con questa fedeltà non avremo paura alla fine, alla nostra fine non avremo paura il giorno del giudizio.